Guarda qua che mostruosità, guarda Gucci come all'avanguardia. Vediamole un secondo insieme, alziamoci anche quest'altro pantalone. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video molto molto curioso. Un video molto curioso, ecco, lo definirei subito così. Perché ragazzi, a parte che siete sul canale più fashion, più bello del mondo, però la cosa che andremo a trattare oggi non è banale, cioè può sembrare una cosa molto ironica e molto, cazzo ne so io, tipo cazzata del secolo. E invece nel futuro bada bene che potrebbe diventare una reale alternativa alla calzata normale delle sneakers. Sì, ragazzi, perché Gucci lancia le sue prime virtual sneakers che, attenzione, potrete indossare soltanto con il vostro telefono, quindi con il vostro smartphone. E altra cosa curiosa è che per la prima volta queste virtual sneakers fanno la loro comparsa, sì, solo sullo schermo del vostro telefonino e possano essere utilizzate in videogiochi, ora comunque andiamo a affrontarli, oppure sui social. Ma si pagano con soldi reali. Attenzione ragazzi, si pagano con soldi reali. Non è una cosa da poco. Fino ad oggi le collaborazioni ci sono state di scarpe nei giochi, ma si pagavano con le monete, diciamo, del game o di dove si andava a acquistare. E quindi questa è una cosa che, detta così, sembra facile, easy, come per dire sei matto, non le comprerai mai. Ma per quanto riguarda la nuova generazione che verrà dipendente totalmente dai social, immaginatevi voi un susseguirsi di uscite del genere o addirittura esclusive del genere, che alcuni, soltanto pochi, potranno mostrare sui loro social e altri invece rimarranno esclusi da delle foto del genere. Cioè potrebbe diventare il nuovo modo di mettere dei post su Instagram. Ora ovviamente Instagram, ci saranno poi altri social nel futuro che adesso non stiamo valutando, ma che soltanto alcuni saranno in grado di farlo. Voi mi direte: esiste Photoshop per fare questo? Assolutamente sì, però per esempio le stories non le puoi fare con Photoshop, cioè la camminata con questa scarpa fisica poi non la puoi fare con Photoshop. Quindi è lì che poi si vede chi veramente le ha real e chi veramente poi le ha fake, perché ci posta solo una foto. Capito? Il meccanismo potrebbe entrare in questo modo, in questo settore. È assurdo a pensarci, però potrebbe entrare, no? Nelle teste delle persone. Prima di iniziare, poi vedremo anche le scarpe, perché ovviamente chi è quell'imbecille che va a comprarle nel 2021, che ancora non è esploso questo fenomeno, no? Chi va a comprare delle scarpe che non indosserete mai, eh? Io ragazzi, per farvi questo video. Quindi un bel like di supporto, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su social Instagram e Twitch che vi lascio in descrizione se volete abbonarvi al canale. Siamo in live quasi tutti i giorni, quindi potrete usufruire anche dei benefici degli abbonati. Vorrei leggere perciò insieme a voi molto velocemente questo articolo sul sito web wired.it, uscito in data 18 marzo, oggi è il 19, quindi ieri, e successivamente andiamo a provarci queste famosissime, bellissime scarpe. Quindi vedremo il fit ai piedi, come versano, come calzano e che scarpe sono, cioè che scarpe sono, cioè Gucci, ma ti rendi conto Gucci? Oh. Raga, non fatela a casa, guardate i miei video, mettete, lasciate un bel like, ma non fatela a casa. Allora, articolo di Federico Maccotta, ciao Fede TVB. Gucci lancia le sneakers virtuali a 10 euro. Già abbiamo quindi introdotto il prezzo, che ancora non vi avevo detto, ma ragazzi, ora vediamo anche un'altra particolarità. Si chiamano Gucci Virtual 25, si acquistano dall'app e si indossano solamente sui social o sulle piattaforme di gaming come Roblox. Ecco qua, una piccola anteprima delle sneakers, ragazzi. Incredibile, così tutte fosforescenti, vabbè. Si indossano, ma non ci si può camminare. Sono le sneakers virtuali di Gucci. Si acquistano al prezzo di una decina di euro, però esistono solo sullo schermo dello smartphone. Una sorta di filtro da calzare per scattarsi foto da condividere sui social o per passeggiare nelle piattaforme di gaming. Quindi o sul social o su alcune piattaforme di gaming. Lanciate dalla Maison di moda e disegnate dal direttore creativo Alessandro Michele. Quindi la disegnate proprio lui, raga, queste. Cioè, vi rendete conto? Si sono messi a creare digitalmente queste scarpe. Sono caratterizzate dai colori fluo e hanno una particolarità con chiusura rotella al posto di laccio. Vabbè, tanto questa la vediamo una volta che si indossano. La loro caratteristica principale è quella di non esistere nel mondo reale, non l'avrete mai questa scarpa, ma solo in quello virtuale. Le nuove sneakers sono nate alla collaborazione con Wanna, Fashion Tech Company, specializzata in trasformare il proprio smartphone in un camerino grazie alla realtà aumentata, che è quello, ragazzi, che vi dicevo io a inizio pandemia nel 2020, che i brand devono iniziare a far indossare gli abiti alla gente virtualmente, perché non si possono più permettere di avere soltanto negozi fisici, dato che la mobilità non è più consentita. Lo dissi a inizio pandemia questo. Si possono comprare tramite l'app di Gucci a 12 dollari, circa 10 euro, o su quella di Wanna a 9
dollari, come riporta Business of Fashion. Andiamo a vederlo insieme a breve. Comunque, ragazzi, su Gucci costano 12 euro, mentre su Wanna costano 9,99 euro. Dato che quei 3 euro non erano giustificati sul sito di Gucci, noi le abbiamo comprate, cioè io l'ho comprate sul sito di Wanna, e adesso le andremo a vedere insieme, cioè tra pochino. Cioè, già 10 euro, che cazzo è? Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto per cosa cazzo ho speso 10 euro? Va bene, come avevo preso due birre, dai. La possibilità di provare scarpe, abiti, accessori e pettinature grazie alla realtà aumentata non è una novità. In questo senso One ha già collaborato con Reebok, Farfetch, Puma e Snapchat, dando modo agli utenti di interagire con i prodotti in modo virtuale, testando se donano o meno. Ma le Gucci Virtual 25 fanno, è il caso di dirlo, un passo avanti, dato che chiedono un pagamento reale per un acquisto totalmente digitale. Il pubblico a cui si rivolge l'operazione è ovviamente la generazione Z, i nativi, quelli nati con il social, che probabilmente, raga, sì, non si potrebbero permettere un paio di Gucci vere, ed hanno ragione. Cioè, la generazione Z non ce l'ha 700 euro, però vuole le Gucci e essere comunque socialmente attivo, socialmente un passo avanti. Quindi cosa si fa per farli sfoggiare comunque il brand ai piedi? Bam, 10 euro se lo possano permettere tutti, generazione Z 6 al top, 7 le compro. Entro 5, forse 10 anni, una parte relativamente grande delle entrate dei marchi di moda proverrà dai prodotti digitali. Questa è un'affermazione molto pesante, ragazzi. Ha spiegato a Business of Fashion Sergei, vabbè, questo Arkhangelsky, vabbè, io ti voglio bene Sergei, ti chiamo Sergei, co-founder e CEO di One. Però attenzione, ragazzi, cioè non è uno scemo, e ha dichiarato a Business of Fashion, una delle testate di moda più importanti a livello mondiale, che entro 10 anni una parte relativamente grande proverrà dall'acquisti sul digital per il mondo del fashion. Cioè, vi rendete conto di cosa stiamo dicendo? Il nostro obiettivo come azienda è effettivamente sostituire le foto dei prodotti con qualcosa di molto più coinvolgente e più vicino allo shopping offline. Ti vuole riprodurre sui social non le foto, ma proprio il prodotto come lo trovi nella vita reale. Vogliono creare un'altra vita in parallelo a quella che hai nel mondo fisico. Tu la devi avere sul mondo social, come se poi ti portassero a creare un avatar che si aggiorna come ti aggiorni te nel mondo offline, oppure compri sia la stessa cosa nel mondo offline che nel mondo online. Pazzesco. Qui si chiude l'articolo, ma non il nostro video, perché adesso viene il momento più bello, ovvero quello di indossare le nostre sneakers ai piedi. Andiamo a vederle insieme. Ho comprato le sneakers su Wanna al costo di 10 euro. Partiamo prima però con l'aprire l'applicazione Gucci. Vi faccio vedere una cosa. Questa è la Gucci app. Se voi scorrete trovate il Gucci Sneakers Garage. Se l'aprite vedete che vi fanno vedere delle scarpe che potete provare ai piedi. Per esempio, proviamo questi screener. Adesso prendo anche il telefono in mano, c'è scritto vedi provale, e noi le proviamo subito. Adesso io sono a casa, però vedete che mi sto provando le screener in questo momento. Io queste le ho anche vere, le potete trovare sul mio canale YouTube, ho fatto il video unboxing. Usciamo da questo provale, usciamo, e se andiamo su Gucci Virtual 25 vedete il tastino acquista. Noi proviamo a acquistare acquista, non le compriamo, le ho già comprate su Wanna, però vi voglio far vedere che qua il prezzo sta a 13 euro. Torniamo sulla home e andiamo sull'applicazione di Wanna Kicks. Scorriamo in giù e troviamo anche qua Gucci Sneakers, eccole qua, Gucci Sneakers, Gucci Virtual 25. In questo caso le ho comprate, quindi apparirà questa schermata, e attenzione raga, perché adesso è il momento della verità. Andiamo a fare questo, mamma, eccoci qua, le abbiamo già ai piedi, ragazzi. E allora andiamo a visualizzarle insieme. Intanto vediamo un po' come catturano il piede, cioè non è che siano proprio fatte benissimo. Ecco, vedi un po', lo mangia il pantalone. Notiamo subito l'estetica, la prima cosa che traspare. Allora, a estetica c'hanno questa chiusura, come si diceva, non con i lacci ma con il tappino fatto a bottiglia, con il loghetto di Gucci, tipo rotellina. A me mi ricorda anche molto un tappino di bottiglia delle birre, per dire. Lato interiore vedete comunque è tipo uno scarponcino alto, vabbè, colore un po' così. Lato esteriore della sneakers potete vedere, ora lo sto un po' zoomando, addio, è scomparsa, ecco, è riapparsa. E insomma, fa un po' cacchicchiare, però, raga. E va a scatti, vedete che se muovo tanto il telefono va a scatti, mi devo stabilizzare un po'. Vedete GG laterale, poi la grafica è sempre fuori. Il mio piedone che esce dalla scarpa, ho un 45, ragazzi, esce un po' dalla scarpa. Se alzo comunque un po' il pantalone, vedete, se l'abbasso fa così, se lo alzo un po', vedete che anche sul retro compare questa chiusura a rotella,
con il tallone, vabbè, riprende molto il davanti, cioè praticamente uguale al davanti ma fatto sul retro. Provo un attimo a alzare anche il pantalone davanti, così raga, forsi, vedi, forse ora si vedono anche un po' meglio. Altra particolarità che volevo vedere insieme a voi è sicuramente, raga, la suola. E l'hanno fatta, guarda, spizzela un po' in fondo qua. Però, raga, c'è anche la suola, guarda qua che mostruosità, pazzesche. Vediamole un secondo insieme, alziamoci anche quest'altro pantalone e guardiamole un po' alla camminata, cioè pazzesche, raga, non servono a niente fondamentalmente, però se io voglio mi ci faccio una foto tipo così, guardate, ora mi ci scatto una foto, la posso inoltrare su WhatsApp, su Instagram, inviarla o salvarla semplicemente. Noi la salviamo, cioè se io ora vado sulle mie foto praticamente c'ho le mie sneakers come se le avessi indossate. Molto probabilmente vi ci caricherò la foto di Instagram per sponsorizzare questo video e quindi venirla a vedere. Ripeto, raga, idea assolutamente non banale, idea che prenderà molto molto campo con gli anni a venire, specialmente se i social continueranno a evolvere, e penso proprio di sì. Quindi raga, io spero che veramente questo video abbastanza curioso vi sia piaciuto, e ripeto, possiate lasciare un bel like di supporto, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, seguirmi anche su social Instagram e Twitch che trovate in descrizione, e come sempre io vi ringrazio per l'attenzione. Noi ci vediamo alla prossima live o al prossimo video, insomma dipende quella che verrà prima. Bella raga, viva la generazione Z.